che vengono dette contro di me. Perché è da quelle cose lì che si capisce un sacco. Sapete che io spesso ho citato questi articoli delle scienze, parlando del quando gli Elohim erano nel Gan Eden, e qui c'è una cosa straordinaria di cui vi parlerà Massimo, quando gli Elohim fanno il Gan Eden e pongono l'Adam nel Gan Eden, Mikkeden, che viene tradotto a Oriente. Sarà un'altra di quelle cose che devono cambiare, e Massimo ve la spiegherà. Allora, io ho citato questo articolo perché? Perché questo articolo si dice che il grano che mangiamo noi deriva da un mostro genetico, cioè da una serie di eventi genetici che l'articolista definisce lui stesso impossibili. Cioè, due generi di farro selvatico, non due specie, due generi di farro selvatico, si sono unite tra di loro e ne è nata una specie che aveva il 100% di tutti e due. Cosa che in natura, se avviene, porta alla morte dell'individuo in quel momento lì. Cioè non vive. Di sicuro non si riproduce. Ma questa, invece il grano che mangiamo noi deriva da una serie di eventi impossibili, di nuovo qui scritto fra virgolette. E dove si sono verificati questi eventi impossibili? E quando? Tra 12.000 e 10.000 anni fa, proprio là dove viene collocato l'Eden biblico e dove la Bibbia ci dice che c'erano quelli là che nell'Eden, mentre la terra era già tutta piena di alberi, producevano ogni tipo di vegetale che porta frutto, noi per frutto poi pensiamo alla mela o alla pera, frutto intendo dire che porta qualcosa da mangiare. Cioè dentro quel Gan Eden loro producevano vegetali e animali funzionali all'utilizzo che ne dovevano fare per i loro adamiti, cioè per le creature che loro avevano fabbricato. Combinazione, questi eventi genetici impossibili si sviluppano lì. E ne avvengono tanti, lo dice qui, una serie di eventi genetici impossibili. Ora diciamo che impossibile, va bene, non possiamo dirlo, ma impossibile non vuol dire raro, vuol dire proprio che se ne capita uno. Quindi sono capitati tanti e combinazioni sono capitati proprio in direzione di ciò, di produrre ciò che ha consentito di nutrire decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di uomini. Combinazione, nello stesso periodo in Centro Sud America, la stessa cosa, e addirittura il collega di questo signore qui lo chiama OGM naturale, dice che con la patata è avvenuto ciò che avviene soltanto con gli OGM in laboratorio. Anche lì un altro evento genetico impossibile che ha portato a quel tubero che ha nutrito di là milioni di persone. Combinazione. Nello stesso periodo, combinazione avvengono delle cose impossibili. Ovviamente, siccome ciò che dico io deve essere per principio distrutto, allora, siccome io lo cito questo da parecchio tempo, l'hanno interpellato e lui, da buon scienziato, dice ovviamente che Biblino non ha capito niente, e dice, e se questa cosa qui io l'ho definita impossibile, se erroneamente si continua a pensare alle specie come immutabili? Secondo me questa frase l'ha buttata giù e l'ha messa fra virgolette, così il lettore che la legge lì pensa che sia nell'articolo, ma l'articolo non c'è. E se l'ha buttata giù, secondo me è un po' troppo in fretta. Perché dice, se erroneamente si continua a pensare alle specie come immutabili. Chiedo a Massimo, che è accademico. Secondo te gli scienziati pensano che le darwinisti pensano che le specie siano mutabili o immutabili? Ecco, allora che cavolo ha scritto? Che cavolo ha scritto? E dice, quindi Biglino dovrebbe studiare un po' la scienza. E Biglino, siccome sa di essere ignorante, la scienza un pochettino la studia. Allora, questo è un documento che ho l'autorizzazione a divulgare, non si trova in rete. È uno studio del Centro Europeo per la Salute e il Cibo. Parlano di queste cose qui. Ad un certo punto, addirittura, citano lo stesso articolo che cito io, come ho fatto adesso. Dicono esattamente le stesse cose che dico io. Centro Europeo
per la salute e il cibo. Se la dice Biglino va distrutta, la dicono questi. Sapete cosa dicono? L'Aegilops speltoides, cioè uno dei due farmi, si unisce al Triticum e dice: questa anomalia talvolta può verificarsi nelle piante, ma le rende sterili, cosa che in questo caso stranamente non avviene. Dice: non solo il Triticum dona interamente il suo genoma, evento impossibile per quella specie, ma la nuova pianta diviene tetraploide, cioè dotata di 4 coppie di ciascun cromosoma, che vuol dire morte immediata per quella pianta lì, a meno che non venga geneticamente curata e seguita. Allora, questi signori qui dicono esattamente la cosa che dico io: se è successo quello, che è un evento impossibile, i testi antichi ci dicono chi c'era lì a fare quelle cose lì. Basta che mettiamo insieme le due cose e l'evento da impossibile diventa possibile. Anzi, diventa spiegato, perché altrimenti si continua a non spiegarlo. Si continua a non spiegarlo. Se invece facciamo finta che, almeno la spiegazione ipotetica c'è. E poi qui dice, tra l'altro, che l'unione tra questi due generi, dice, è come se si fosse, questa pianta mostro, è come se si fossero uniti un cavallo e un gatto. Cioè, non due specie uguali, Due generi. Un cavallo e un gatto che si sono uniti, hanno fatto un figlio che immediatamente era fertile e si è riprodotto. Questa è l'unica spiegazione, cioè questa è la realtà. Ma questa realtà chiede una spiegazione, che non ha spiegazione casuale. Cioè, ah beh, è avvenuto per caso. Intanto, come dice l'articolo, è avvenuto un sacco di volte, non una. È avvenuto, guarda caso, su quell'alimento che ha consentito di nutrire milioni di uomini, è avvenuto tante volte e tutte le volte era impossibile. Per fortuna ci sono gli scienziati con le menti aperte, questo è che l'autorizzazione me l'ha data lui, il dottor Giovanni Cianti, dell'European Food and Health Interdisciplinary Center, e quindi mi ha dato l'autorizzazione e mi ha detto sì, ti autorizzo a divulgare. Allora lo scrivono anche di lui, di questo qui che deve studiare la scienza. Capite? Questa cosa vale esattamente per la patata, ma c'è di più, guardate, ci sono delle cose che vengono fuori che sono straordinarie. Questo qui di nuovo, Joseph Robert Yocan, genetica preistorica di 10.000 anni fa. Qui parla del mais. Il mais è un altro mostro. Mostro nel senso che se il mais non viene curato da solo, non esiste in natura. Tuttavia, in quello stesso periodo si verificarono in tutto il mondo altre improvvise e importanti mutazioni botaniche oltre al mais. I cromosomi delle banane e delle mele furono moltiplicati per fattori di 2 e di 3, mentre le arachidi, le patate, il tabacco e altre piante si espandevano con un fattore di 4. La canna da zucchero fu inesplicabilmente alterata da un antenato di 10 cromosomi alla pianta complessa odierna che ne ha più di 80. Che ne ha 80. Ma è possibile che in quel periodo lì sul pianeta Terra sia successo tutto l'impossibile senza che ci sia nessuno? Senza che ci fosse nessuno? Tutte casualità? Karl Köhlenberg, nel suo studio sulla storia dello sviluppo della cultura del mais, osservò la sua dipendenza dall'intervento di chi lo coltiva. Ciò che distingue la pianta del mais da tutti gli altri tipi di piante grandi è la sua elevata fragilità biologica. Lasciata a se stessa muore in breve tempo. Il frumento e gli altri cereali furono dapprima prodotti nel Medio Oriente, mentre il mais era coltivato nel Nuovo Mondo. Entrambe quelle aree erano anche centri di un notevole sviluppo di altri elementi, fra virgolette, altamente evoluti. Nel Medio Oriente questo avviene con farro, lino, uva, mele, pere, olive, lenticchie, piselli, fichi, mandorle, pistacchi, nocciole. E ci furono rapidi adattamenti alla qualità di tutte queste piante. Cioè i fichi e le nocciole sono messi tutti d'accordo, hanno detto ci sviluppiamo tutti adesso. Ma fa ridere o no? Ma non è più secondo buon senso pensare che ci fosse qualcuno che lo faceva, visto che gli antichi ci dicono che c'era qualcuno che lo faceva. Ovviamente non ci nominano mais, insomma, arachidi, nocciole, eccetera. Ma ci dicono chi c'era lì che faceva quelle cose lì. E questi scienziati non fanno altro con mente aperta che prendere atto dell'assurdità statistica di queste cose. Ma se noi togliamo l'assurdità statistica e ci mettiamo assieme al racconto degli antichi, abbiamo la spiegazione di tutto.
Basta avere la mente aperta. Non dico che questa sia la verità, perché io non ho le prove, ci mancherebbe se le avessi. Io non le ho. Ma è più secondo buon senso pensare che tutte queste robe qui siano avvenute tutte assieme, nello stesso periodo, negli stessi territori, in modo assolutamente casuale, o pensare che forse c'era qualcuno che le faceva, visto che gli antichi ci dicono che c'era qualcuno che le faceva? Io faccio solo questa domanda, non datemi la risposta. Datela voi, che è l'unica cosa che vuoi. E poi ci sono altre cose, ma non voglio annoiarvi. Solo per dire che quindi, insomma, io capisco che poi lui abbia dovuto fare una sorta di dare una sorta di spiegazione per dire no, io con quelle teorie di quel cretino lì non c'entro niente, perché sono un accademico. Mi spiace per lui. Mi spiace per lui perché, vabbè, niente.